Salve ragazzi, qui del 38, come va, che si dice? Sì, siamo su Digimon World 4. Già, dobbiamo creare un Digimon. Vabbè, Agumon. La fantasia del nome, raga, come sempre. Sì, poi davanti a voi stiamo facendo l'inizio di un gioco, che però non lo porterò in senso l'inizio. Diciamo semplicemente sarà un intro, poi difficile che lo porterò, Difficile che lo porterò, cioè non lo so, portare un parolone, però certamente è un gioco che merita di essere preso in considerazione. Allora, il gioco che cos'è? Digimon 4, avete visto che c'erano 4 slot? Questo è uno dei pochi giochi in single player che si poteva mettere 4 personaggi in casa, cioè del tipo potevi giocare con 4 joystick e crearti un team con amici e ci giocavi. Cioè, una genialata. Che succede? Casini? Sì, ovviamente. Digi Elf, vabbè, elfo, un Digimon, cioè un elfo digitale. Oh. Ah, questo aveva tasti strani. Sì, però. Solo un secondo, raga. Perché ho paura che ho fatto un tasto sbagliato. No, è proprio il suo comando che è così, ok. No, infatti. Vediamo un po' qua che cosa c'era. Ah, centro area. Ah, posso salvare qui. Vabbè, io uso F1. Vabbè, mo non è il momento di salvare. Sì, mamma mia, che tecnica proprio, mamma mia. Ah, ecco, start. Mamma mia, le cose tecniche proprio. Belli giochi per PS2, una volta erano così. Mamma mia. Comunque, è il continuo della saga di Digimon World. Mamma mia. Ovviamente la telecamera è fissa, non la puoi muovere. Dobbiamo salvare i piccoli elfi Digimon in certe missioni nostre. Madonna, quanti Digimon. Che anti-Digimon. Li puoi farli digivolvere a livello mega. Però fa ride solo a livello mega. Ah, qua mancano molti digi, molti personaggi. Cioè, vedete tutti questi elfi, queste cose qua. Questi qua noi dobbiamo salvarli. Qua dovrebbe starci no, non c'è sta manco. Ah, qua proprio zero, non c'è niente. Dobbiamo un po' fare un po' di cose. Però dovremmo parlare con il capo. Ciao Vimmo, un'altra volta. Ok. No, non mi interessi te. Ah, la cosa di digivoluzione sta qua. Sì, perché sto cercando di memorizzare, raga, perché non me ne ricordo. Questi sono Bank Creep, ok. No, è il bello che non puoi vedere le visuali, cioè non puoi. Ok, posso ritornare un attimo indietro perché posso andare a fare la missione, credo.
Perché noi dobbiamo salvare il mondo di DJ World, ovviamente, però è un macello. Ah, qua inizierete a vedere le prime versioni dei giochi per PS2, raga, attenzione. Ah, questo era quello della room, ecco qua, il comandante. Infatti io dicevo, dove sta la sala del comandante? E quello che mi interessava era questo. Ah, ecco dove è. Perché non mi ricordavo dov'era. Commander Room, devo parlare con questi qua prima di andare in missione. I giochi strategici proprio. Sì, questo è un altro DGF del cavolo. Cioè, questo è il maschio, la femmina è quell'altra. Sì, qua ti spiega la cosa, però. Oh, e vabbè, raga. Non mi metto manco a leggere perché praticamente. I muri invisibili proprio. Mamma mia, guarda i posti di comando proprio. Posti di comando. Posti di comando. Qua però c'è il capo, ecco. Mamma mia, chi c'è? Ah, oh, Fanimon, madonna, non mi ricordavo che era lei. Sì, è una lei, raga. Quanto è figa. Bene, dobbiamo andare a combattere. Questo è un gioco di ruolo alla fine, cioè tu devi livellare. Devi livellarlo. Devi portare a livelli alti. Puoi avere pure Black War Greymon se vuoi, eh. Si può avere tanti bei Digimon, in realtà. Però io se no che faccio cagare. Qua che c'è invece? Che era un forte. Vabbè, è tutta una sala di comando. Ok, non mi interessa. Qua era il modo per ritornare indietro? No. Ah, ho trovato. Eccolo, non l'avevo visto. Mamma mia, tutto tattico. Era tutta una cosa troppo tecnica. Inizialmente. Guarda i momenti di caricamento, ragazzi. Guardate quanto tempo ci voleva per caricare una cazzo di area piccola. Rispetto ad adesso uno si fa una risata, però. Ecco, ora puoi andare qua. Death Valley, andiamo alla Death Valley. Incontriamo i primi nostri Digimon. Avversari, oltretutto. Ogremon o Ogemon. Ah no, ancora no, prima è Pratic Stage. Pure a Pratic Stage, ah ok. Vediamo un po'. Prima di andare in missione, no, non ce l'avevo. Ok. Ah, ecco perché. Sì, però pure tu mi hai dato un'arma che fa cagare, perché questo fa. Questa è parata. Sul serio? Mi stai prendendo in giro praticamente. Non è eccellente, è un insulto, però vabbè. Cazzo, quanta esperienza. Yeah. Quello che ho ottenuto è una cosa per curare. Avete visto? MP. No, MP, scusatemi, mi dà gli MP, sì. Vediamo se con la tastiera riesco a farla bene. Come sono brutti in digitale, raga. In 3D fanno cagare. Cioè, questa era la nuova tecnologia di una volta. Gli HP, giustamente. Sì. Mamma mia. Eh sì, esistono luoghi per distruggere, che l'unico modo per distruggere ci vuole un'arma potente e fare danni. Vedete, se dobbiamo passare possiamo distruggere tutto. Vedi? Scioldi! Grazie! Ma devo distruggere tutto quanto? Mamma mia. Ah, ok. Dicevo io. Cioè, siamo basta.
Dai ragazzi, è un tutorial banalissimo perché... Ah, giusto, che mi dice giustamente di sfruttare il tuo campo. Vabbè, io dovete considerare che questo gioco io l'ho consumato pure per PS2. Ah, se vi state domandando perché non riusciamo a sconfiggere subito questo qui, Munimon, questo coso schifoso, è un livello campione. Oh, ma che bello, grazie. Però prendiamo questo. Non possiamo cambiare telecamera, eh? Andiamo, per favore, dobbiamo fare la prima missione. Mamma mia, raga, quanto tempo che non ci gioco. Forse lo porterò più avanti, con livelli più alti affronteremo nuovi avversari, vedremo i Digimon. Qua mo ti farà vedere Ogremon come avversario, perché ti fa un database. Hai presente come nei puntate di... Ecco qua. No, Goblimon. Raga, la prima volta... Goblimon... Goburimon, anzi, non Goblimon. Vabbè, Goblimon sì, però è Goburimon, insomma. E poi puoi parlare. Veomon. Beh, è ora di giocare, meglio. Aia. Cioè, raga, siamo sul serio, stiamo perdendo. Non perde, no, però. Avete visto quanto facciamo schifo? Livello 10 di esperienza, raga. Io, voi non immaginate quante volte ho livellato. Vedete? Io ho pure l'attacco. Vedete? Che serve inizialmente la Baby Metal. Aia. Bello, che non riesco a combattere contro Digimon di questo livello. Ah, ma che tristezza, faccio schifo. Vedete, posso parare il colpo con... È tosta, oh raga, sto avendo difficoltà a livellare, sul serio. Ah, piuttosto, questi devo distruggere. Mamma mia, che tristezza. Allora, potrei andare dietro di qua o salgo di qua? Qua c'era un altro. Il trucco è prenderli ad angolo. Perché... che versi brutti. Mi mancava in questo gioco, solo che io sono abituato a giocare, ormai li ho persi questo ritmo, però erano tosti sti giochetti, più andavi avanti più a incontrare degli avversari che erano dei mostri. Mamma mia. Ok. Vedi, non posso manco girare la telecamera, perché lo fa tutto lui. Attenzione raga, qua c'è una bastarda. Non sono ricordato. Io devo distruggere questi cosi per passare, vedete? Quello è uno stage. Ecco un altro. Questi sono delle cripte, dei stage extra da fare. Qua dobbiamo sbloccare bene le cose. Ma noi possiamo pure salire, però attenzione, noi dobbiamo annientare qui. Quei tizi che ci lanceranno morendo. Questo è di livello campione, raga. Aia, fanno male. Devo trovare la scusa d'angolo, perché se salgo di livello inizia a fare male. Faccio schifo, perché più sei di livello avrai big money per ottenerti. Madonna quanti video. Per ottenere, la madonna. Per ottenere. E qua non me ne sconfiggo pure questo. Madonna quanta esperienza me ne dà. Oh, ti sei tanto. Meno male che sono stupidi. Toglietemi! Guarda che mi sono tolto davanti. Questi mi volevano fare la trappola, capito? Bel bel. Ah, non posso farlo, cavolo.
Oh, che culo. Sì. Vedete come... Non è facilissimo come una volta. Cioè, considerate che io sto usando la tastiera, eh. Ah, com'è bello giocare a sto gioco e poi... Mamma mia, devo togliere solo la musica, però. Vabbè, sto parlando, quindi non... Raga, faccio schifo. Dai. Ehi, però intanto farò proprio... Guarda che per salire di livello è un casino, sono ancora a livello 1. Sì, questi praticamente mi lanciavano loro stessi. Però togliendo questi di mezzo non avrò più problemi. Sì, qua ti spiega come fare. Dobbiamo fare un po' di cose prima di entrare, fare questa cosa. Però ci siamo gli imperati di sta zona. Bene. Così intanto vedete come, come funziona sto gioco. È un po' particolare. Ma Digimon è un gioco particolare. Cioè ogni volta c'è sempre una novità strana. Considera che io questi queste armi qua, come questo, io li odio. Infatti uso sempre armi a due, cioè in senso a due armi per le braccia, o spade, o comunque katane, armi che bene o male mi hanno una gittata, come si dice, un'azione più rapida. Questo fa solo male, però è lento, cioè non mi aiuta ad affrontare molti avversari. Volevi fottermi, eh? Ma io lo immaginavo, eh. Ormai lo conosco a memoria sto gioco. E si difendono pure sti cosi. Aia. Aia, ho fatto male. Considera che per salire di livello è un casino. Prima mi tolgo di mezzo questi cosi perché poi... È ovvio che loro appaiono da dietro. Ormai io lo conosco a memoria. Digimon World 4 non è stato un fallimento, è stato un bel gioco in realtà. Uscito, però ha fatto perdere tutto il suo stile. Perché l'1, il 2 e il 3 si gestiscono in determinati modi. Mo andiamo giù. Sì, perché dopo aver fatto sta cosa dobbiamo andare giù. E attenzione, forse incontreremo un avversario pericolosissimo. Di livello campione e sarà Ogremo. E basta. Oh, non riesco a... Eh sì, perché i comandi erano uno schifo. Eravamo ancora... Oh, boh, boh. Eh sì, lo sappiamo, ricordavo. Ogremo è pericoloso perché schiva ed è molto 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 pericoloso. Se ti tocca siamo morti. E questo ti dovrebbe dare 21 se non sbaglio. Vabbè, non lo so ricordare. Oh, bello, ecco. Oh, finalmente un'arma. Io la posso personalizzare l'arma, eh. Mo uno mi dirà che cosa sei fatto adesso. Oh, ecco qua. Equipaggia. Weapons. Vedete, puoi usare la pistola o... Armor shoot. Non ho un cavo. Ah, un kamikiri. E il kamikiri io non lo so. Vediamo se ho qualcosa. No. Ok, no, stavo pensando. Ah, non posso. Ok. Armatura, non ho nulla praticamente. Devo farmi un'armatura. Ok.
Sì, qua fa vedere un po' le situazioni. Folder. Volevo capire quanto faccia male, ma vabbè. Vedete? Molto meglio questo. Questi sono meglio. Mo' vedrete. Questo è molto meglio, raga. Ah, poi quando sale di livello è inutile dire che... Poi vedete quando salirà di livello. Quando salirà di livello si ritorna al master della potenza. Vedete quanto fa male adesso? È che colpisce due volte e colpisce più di un avversario. Prima dovevo concentrarmi solo su una, adesso non. Oh, che bello. Sì, però mi state allontanando da molti punti. Fatemi vedere se qua c'era qua. Ah, no, mi ha curato. Madonna, stavo rischiando. Fino a qua non salgo di livello, raga. In teoria manca poco. Mamma mia, oh, è tosto. Sì, considera che noi dobbiamo fare tutte le cose. Adesso avete visto come funziona il gioco. Cioè avete visto come sono bello cazzone adesso. Cazzone. Ma i stage sono pericolosi, non consiglio farli adesso. Sì, sto girando un po' intorno per fare un po' di danni. Hai visto quanto faccio male adesso? Faccio male però poca vita. Quindi non vedo l'ora di salire di livello. Oh, finalmente! Salito di livello. Ecco dove siamo andati. Ok. Mo ritorniamo qui. Ritorniamo qua sopra. Dopo aver fatto questo andiamo qua. Vediamo che cosa c'è. Perché dovrebbe essere finito la run. No. Rimaniamo qui. Perché siamo saliti di livello. Quindi mo che cosa succede? Se no la finiamo, quindi che cosa succede? Succede che andiamo a farci sto bello stage qui sotto, qui dentro. Questo è pericoloso, quindi stiamoci attenti a non per morire male. Ok raga, andiamo e facciamoci questo. Poi vedrete cosa si farà. Dopo andiamo sopra e guardate cosa succede. Ah, questo è pericoloso. È Humid Cave, attenzione che ci sono i Otamamon. Mo li vedrete, tanto li identificheranno. Quelli sono pericolosi sti posti. Lei sono tax. Dai, sconfiggiamo a questo. Una volta ero arrivato a livello 90 e ancora ero ancora. Non riuscivo a mega digevolare. Non capivo perché. Fatti chiudere la cosa perché è un combattimento. Ok. Aia, che pare. E va bene. Ovvio che due attaccano da vicino, da lontano e altri da vicino. Vabbè, l'intelligenza c'è sta. Dai, togliamo di me. Piano. Ah, vedete, mi danno 14, vuol dire che sono leggermente più potenti di quelli di prima. Questi fanno male. Oh, è una distanza d'attacco meno. Non è. Vabbè, però. Sì. Ho perso, ma da quanta vita che ho perso. Peggioriamo la cosa.
Madonna che casino, raga, scusate che sono talmente concentrato. Sono tosto. La miseria, oh. Sono tosto. Considera che io ne ho fatte tante volte di queste versioni per queste partite, perché se no non riesco a livellare. Poi andiamo per di qua. Questi ti fanno male. Attenzione. Sì, l'ultima volta che ci sono andato involontariamente non avevo capito che è una cosa elettrificata. Non possiamo andare perché va bene. Oh. Grazie. Abbiamo avuto un po' di... siamo stati fortunati, dai. Questo non si apre perché dobbiamo... dobbiamo... fare un bel percorso. La mappa non ce l'abbiamo. Sì, perché si deve trovare per lo stage. Mamma mia. Questi giochi erano simpatici in questo modo. Madonna, cosa mi è apparso davanti? Ma lì ha... cioè lì ha... il gioco si basa su questa cosa, di fotterti in prospettiva. Finalmente, raga, lo scudo. No, ho sbagliato. Continuo. Ho sbagliato tasto, raga, scusate. Può succedere. Allora, armor, finalmente. Ah, vedete, vedete? Aumentiamo gli MP. Oh, finalmente. Mi sa che non abbiamo ancora niente di particolare. L'unica cosa è il weapons che... vabbè, stavo solo pensando, scusate. Ok, ma se io metto questo e faccio... ok. Sì, me ne tolgo perché comunque alcuni sono identici, vedi? Sì, ok, vediamo un po' qui che cosa dobbiamo fare. Beh, a me non ci siamo messo uno scudo, raga. Lo scudo serve. Beh, sì. C'è un problema, dobbiamo andare avanti. Abbiamo fatto un po' di kill, però... dovremmo avere qualche nemico, dai. Riproviamo qui. Però è strano, non ci do... ah! C'era quello nascosto qua, guarda. Ma abbiamo un po' di difesa, questa è una cosa positiva. Uno, cioè difesa proprio pari a zero, perché 11 ci tolgono, eh. Oh, e basta questa... puttata del cavolo. E comunque questi hanno pure esperienza, quindi... dai, togliti. Immaginate se devo affrontare una persona ancora più pericolosa. Mamma mia. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Parato in maniera sbagliata, non morì male. Se la perdiamo non fa niente, è normale, perché tanto non ci gioco da una vita, era per salvare il gioco. Poi, come vi ho detto, ho scelto poi la zona più pericolosa, perché questi si fanno quando hai un po' di esperienza. Bello, prima di tutto andiamo a...
Sì. Hai capito cosa ho appena fatto? Sono ritornato in base. Sono ritornato in base. Eh sì, stavo morendo. A rischio proprio. Ma vorrei cosa faccio? Così la stoppiamo qua. Mi curo. No, ho sbagliato io. Dov'è? Ah, forse era questo. Sì. Ah, è posto di tornare all'azione quando voglio. Bene, raga, abbiamo visto un po' come si gioca a Digimon World 4. Beh, ah, giusto. Essendo che io a me mi metto a scocciare e mi salvo. Lo salvo in questo modo, in slot 0, così ho il gioco salvato. Bene, raga, io qua vi saluto. Qui del 38, al prossimo video passo e chiudo.